Oggi inizia un percorso nuovo di costruzione del piano strategico che coinvolge direttamente i sindaci. Ci sono delle aspettative concrete sul piano strategico da parte del suo comune? Beh, ci sono le azioni concrete che si possono fare che spetta a tutta la città metropolitana. Ragionare quanto più in azioni concrete da poter mettere insieme, più comuni nelle azioni da poter effettuare, ovviamente laddove invece ci sono progettualità più legate ai comuni, quelle che sono le problematiche dei comuni da poter risolvere. Quindi una necessità laddove possibile di creare un vero e proprio sviluppo di aree omogenee che possa in qualche modo dare quel volano di sviluppo che le nostre aree attendono. Se volesse entrare nel merito delle proposte, per parlare anche ai cittadini, voi siete la parte più vicina ai cittadini, quindi direttamente, se voi avete qualche idea precisa su cosa chiedere per il piano strategico? Beh, è ovvio che nel piano strategico, se dobbiamo rifarci a quelle che sono le attività che possono vedere i comuni e impegnarsi, ovviamente sul nostro territorio c'è un investimento da fare su quello che sono i beni come le ville del Settecento, quello che è l'impegno che le amministrazioni possono dare rispetto alla riqualificazione di zone degradate della città, ma dall'altro lato anche del sistema turistico che possa essere da servizio a quello che è il servizio sistema turistico Pompei, quindi tutta quell'idea della buffer zone, di quegli investimenti che possono essere fatti in questo settore, nell'ammodernamento di quelle che sono le strutture del comune, dei servizi, quindi c'è un bel po' da fare e ovviamente quello che può essere la città metropolitana a servizio dei singoli comuni e i singoli comuni a servizio di uno sviluppo comune è fondamentale. In questi mesi non c'è stata una grande partecipazione di sindaci alla costruzione della città metropolitana, adesso sembra che si stia recuperando. Se lei dovesse fare un appello alla partecipazione ai suoi colleghi sindaci? Beh, sulla città metropolitana c'è bisogno di creare quell'empatia che probabilmente un ente nuovo e che per tempo è stato ancora un impassaggio tra la provincia e città metropolitana ha creato. Noi dobbiamo creare quell'entusiasmo che ovviamente progetti comuni possono realmente dare, facendo sì che le amministrazioni colloquino tra loro e trovino insieme delle soluzioni che magari il singolo comune non può raggiungere.